sinistra italiana, qual è la vostra posizione rispetto all'avvertenza Bosch, ma in generale all'avvertenza del lavoro che riguarda questo territorio? C'è da dire innanzitutto che mentre ieri la maggioranza del governo vota per aumentare le spese militari di 13 miliardi di euro all'anno, nel frattempo... Lo ribadiamo, 13 miliardi di euro. Nel frattempo ci sono migliaia di famiglie a rischio povertà, a rischio licenziamento. È il caso di Bosch Bari, è il caso un po' di tutto il settore dell'automotive in Puglia che impiega, lo ricordo, circa 10.000 cittadini pugliesi. Noi seguiamo l'avvertenza Bosch come sinistra italiana da 5 anni, da quando è iniziata nel 2017, e continuiamo a ribadire quello che diciamo da 5 anni. C'è una sola possibilità: che in questo paese si decida finalmente di fare una politica industriale seria, che il governo centrale, ma anche il governo regionale, chiami la direzione aziendale Bosch e chieda le intenzioni sul futuro degli stabilimenti. Anche perché bisogna capire qual è l'idea che Bosch ha degli stabilimenti in Italia e soprattutto di quello barese. E soprattutto dello stabilimento barese. La cosa incredibile è che mentre in Europa si discute di chiudere con la stagione dei motori endotermici, quindi quelli che conosciamo a diesel e a benzina, e si decide di virare sull'elettrico, in Italia questa discussione non arriva e non c'è, diciamo, un'istituzione che dica alla proprietà di Bosch che noi vogliamo cambiare registro anche per salvare i posti di lavoro. E poi c'è un fatto incredibile: che qui a Bari la Bosch, oltre allo stabilimento con 1900 lavoratori, ha anche un centro di ricerca dove ci sono fior fior di ingegneri che ci invidiano in tutto il mondo, eh? Bravissimo, che dico ci perché invidiano, qualcuno li conosco, è la verità, che ci invidiano in tutto il mondo, che studiano la transizione dei motori da diesel e benzina ad elettrico per far produrre quei motori in Germania e non produrli a Bari. Che follia. Una follia, per cui non si tocca il centro di ricerca con gli ingegneri pugliesi e baresi che fanno lavorare gli operai tedeschi, si mandano a casa gli operai di Bari. È accettabile? No, e penso che con questo sia il punto esclamativo rispetto a questa vicenda.